And now a moment, a special moment, because we have a honor diploma for a friend of Cittaslow, a friend of the world of Cittaslow, Morando Ferretti. He is a farmer of Orvieto, but he is also a beekeeper, very committed for bio-agriculture, organic agriculture in the area of Orvieto. Please, Morando. Buongiorno, benvenuto. Great. Buongiorno. It's a diploma d'onore di ambasciatore del buon vivere. Per aver interpretato con il suo lavoro di allevatore di api e produttore di miele nell'azienda agricola di famiglia il più profondo senso del vivere e operare in una Cittaslow. La sostenibilità e la salute sono i principi guida che da sempre lo muovono. Negli anni, con il suo impegno e il suo esempio, Morando ha saputo inoltre coltivare e promuovere la cultura slow nella sua città, Orvieto, organizzando senza risparmiarsi mercatini Cittaslow aperti ai produttori di qualità delle Cittaslow del mondo. Beh. Grande Morando. Caro Morando, a lei e alla vostra famiglia, avevo visto il figlio, giusto? Sì, signora. Sì, il figlio e la signora, sì. veramente un grazie di cuore. Anche perché consegnare questo diploma d'onore ad un allevatore di api e produttore di miele cade veramente a pennello in ciò che sta facendo Cittaslow International in questi mesi. Da un mese abbiamo lanciato un manifesto Cittaslow B per la tutela delle api quali indicatori della biodiversità. Quindi veramente un piacere e un onore poter consegnare questo diploma. Grazie. A lei e alla vostra azienda. Grazie, grazie. Grande. Io direi che se vuole venire anche il figlio, la signora. No, beh. Due parole di ringraziamento. Non so se funziona il microfono. Sì, sì. Sì. Beh, tengo io. Niente, io volevo ringraziare personalmente per Giorgio, il presidente, e comunque tutte le amministrazioni che si sono succedute in questi 20 anni del Comune d'Orvieto, perché ci hanno dato la possibilità di partecipare a questi eventi che elencava Pier Giorgio, non solo nella nostra città, ma in giro un po' per tutta Italia, fu qualche passaggio anche all'estero, addirittura in Europa. Questo è stato un momento dove praticamente noi negli anni abbiamo poi conosciuto persone, donne e uomini eccezionali, produttori enogastronomici e artigiani veramente di qualità, dalle quali abbiamo imparato, siamo cresciuti e purtroppo gli ultimi anni e mezzo ci ha bloccato un po', siamo rimasti bloccati diciamo tutti in casa come del resto per gli altri. Comunque ecco, ci tenevo a dire ringraziare queste cose perché questa esperienza diciamo non è stata solo un punto diciamo del commercio come inteso come solo profitto, ma anzi è stato uno scambio di opinioni, ci ha fatto crescere a tutti ed è stato importantissimo soprattutto per la mia azienda. Grazie a tutti. Grazie a lei. Thank you Morando for your words from the heart. Thanks. Congratulations. Grazie.